e anche dopo l'uscita del film e della recensione continuiamo a parlare del Joker. È onnipresente praticamente nei nostri video. Sigla! Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale speciale, sono Mara, lui è Dalm. Oggi nuovo Mara consiglia, ma prima di iniziare cosa bisogna fare? Hai il beep. Beep? Puoi metterlo il beep? Non lo so. Perché? Porca cacca! Ah ok, non avevi visto il prezzo. No, non avevo visto il prezzo. Comunque dovete condividere il video, lasciare un bel like e seguirci su tutti i social. Non è difficile ragazzi, aprite la descrizione, c'è tutto scritto. Instagram Maga, Instagram Dalm, Facebook e Telegram. Cioè tu scrivete clic e fa a posto. È un attimo. È un attimo. È indolore, come togliere un cerotto. A parte il prezzo di questo volume che non è indolore. È dolorissimo. Comunque, al di fuori del prezzo, edizione mega figa, cartonata grazie Lion, però stiamo parlando delle grandi storie del Joker. È l'equivalente degli io sono o noi siamo della Panini. E va a toccare un po' i punti fondamentali, le storie, non dico le più belle, ma però le storie magari cronologicamente fondamentali per conoscere il nostro personaggio. Partiamo dal Batman numero 1 del 1940, passando poi per gli anni 50, gli anni 70, 80, 90, fino ad arrivare appunto al il tuo grande giorno di DC Nation numero 0 del 2018. Quindi. Sì. Prende un po' tutti quei 60 anni di Joker. Sì, esatto, e hanno fatto benissimo a fare questa cosa qua. Perché abbiamo intitolato come abbiamo 60, intitolato 80 sì, 80 anni. Come abbiamo intitolato il titolo qua? Perché se uno vuole iniziare a leggere Joker e non sa che fumetto prendere, questo è un fumetto apposta per i novizi. Tu prendi questo volume, hai un'infarinatura generale, ti spiegano un po' dove è contestualizzata la storia e cosa faceva più o meno il personaggio in quel periodo. Ed è ottimo perché tante volte noi pensiamo, o comunque noi, gli appassionati, però i novizi, pensano che il Joker sia restato uguale magari dall'inizio alla fine. È sbagliatissimo. E invece no, ha avuto un'evoluzione sia a livello caratteriale, anche a livello estetico. Hanno provato a più di una volta dirci quali fossero le origini, oppure il nome, il vero nome del Joker, eccetera, eccetera. Ma in tutto questo tempo è uno dei personaggi che ha subito di più probabilmente nell'intera industria fumettistica delle sfaccettature diverse. Sì. E questo volume aiuta a capirle, o comunque per i curiosi è la manna dal cielo, perché racconta perfettamente le storie più importanti dell'arcinemico di Batman. Anche perché adesso Joker è sulla bocca di tutti, c'è chi parla del film, c'è chi parla dei fumetti, c'è chi parla delle serie animate, insomma. The Joker su YouTube ormai penso sia un hashtag trend, è vita naturale durante. C'è chi vuole fare visual solo dicendo che fa cagare, c'è chi vuole fare visual dicendo che lui è l'esperto della Madonna del mondo di Joker. Fatto sta che noi siamo i signori nessuno, noi parliamo principalmente di fumetti e vi diciamo che questo fumetto è figo, è da prendere, perché se amate il personaggio e volete conoscerlo anche a livello fumettistico, non solo a livello cinematografico, qua avete pane per i vostri denti. Anche se è un po' brevetto. No, scusa, no, è figo, vai, vai. Anche se è un, diciamo, è un po' brevetto, mi piace. È un po' brevino, insomma, è corto, è smilzo. I nomi che hanno lavorato alle storie presenti in questo volume sono della Madonna, perché abbiamo ovviamente Bob Kane e Bill Finger, che sono i creatori di Batman e di Joker. Abbiamo Jim Starlin, Paul Dini, Grant Morrison, Neil Adams, Walt Simonson, John Byrne, insomma. Nometti del cavolo, proprio che non conosce nessuno. No, volevo finire solo dicendo che c'è il numero uno di Batman, quindi tutti quelli che mi chiedono, ma posso leggere le vecchie storie del personaggio? Esatto, qua c'è il primo numero di Batman, che ricordo non è il primo numero dove è uscito Batman, perché Batman è uscito in Detective Comics. Esatto. Però è veramente un fumetto stravintage. E anche la lettura fa anche un po' sorridere, anche i momenti che ci sono tra Batman e Joker, che vi dico anche doveva morire nel primo numero, quando è uscito, poi l'hanno tenuto e hanno fatto benissimo, e fa sì che è un po' un fumetto, ma all'interno di questo fumetto c'è un po' tutta la storia di comics.
anche l'evoluzione linguistica e artistica. Bellissimo. Esatto, quindi è un consiglio. Non badate al prezzo, che possiamo dirlo a nostri gusti probabilmente è altino, però per quello che contiene possiamo essere sinceri, sì, sono 10-15 euro in più del dovuto, ecco, ma quindi... qua abbiamo capito perché è un male, per il semplice fatto che hanno voluto marciarci per il film, cosa capibile perché ne ho già anch'io in negozio e ne ho venduti una caretta. Quindi, se sorvolate sul prezzo, vi ritrovate con un gioiello, ragazzi, in libreria, perché è ottimo. Io direi che il video è finito. Sì. Questi video sono semplicissimi da fare, dai. Sì. Quando i fumetti sono così ben presentati e non presentano anche una storia lunga e continua, facciamo veramente presto, però siamo felici di consigliarvi. Voi iscrivetevi al canale, assolutamente, con una bella risata attivate la campanellina perché facciamo tantissimi video. E aprite sta benedetta descrizione del video perché vi trovate tutti i link per tenervi in contatto con noi direttamente e indirettamente sui tutti i nostri social. No, non potete scriverci, madonna quanti pochi iscritti avete, ve ne meritate tantissimi. Sotto! Dai ragazzi, è così, solo spammando il video e lasciando i like, commentando e facendo girare il nome del mondo virtuale, cioè Channel, riusciremo ad arrivare a traguardi impensabili. Io non so più come andare avanti. Chiudiamolo. Ah, così. Bene. No. Ciao, no hashtag, io sono virtuale. Ah, io leggete i fumetti, parliamo di supereroi, hashtag, Joker, le grandi storie. Ok. E vai, che chiusura trash. Ciao ragazzi. Ciao.